Andate in GS che decollate, fate 360, dove andate, nord o sud? Nord. No. Decollate, fate un giro lì sopra, tanto si vede, certo. Fate questo giro qui sopra, vi passate sopra e ve ne andate. Sono le 8:30 circa, proseguiamo il nostro viaggio con Tremolino verso Lidi Marini. Andremo a Tarquinia San Giorgio. Ma che posto è questo? La Madonna! Posto bellissimo! Pineta, si sta freschi qua sotto, là c'è il mare, una bella pista moderatamente lunga. Cosa serve altro? Allora, vediamo cosa c'è dentro all'aeroplano, che cosa serve trasportare quando si fa un viaggio itinerante di questo tipo. Allora, qui all'interno abbiamo sistemato due borse sostenute dal velcro, ben allacciate in sicurezza per non interferire con i comandi dell'aeroplano, dove ci sono i picchetti di stazionamento nel caso dovessero esserci condizioni di vento avverse, e tutta una serie di piccoli oggetti come la pompa per gonfiare o sgonfiare i pneumatici e controllare la pressione. Ogni sedile ha il suo asciugamano, che è dedicato per evitare di sudare e che serve anche se si vuole andare in spiaggia per fare il bagno e nuotare. Qua davanti abbiamo una piccola borsa con le carte di volo, il GPS di scorta, poi si usa il telefono come primario, e all'interno del payload, che è questo qua, ci stanno tutta una serie di cose che ora andiamo a vedere.
Ok, partiamo da qui. Abbiamo di emergenza sempre due taniche pieghevoli che sono di 13.5 una, quindi circa 27 litri, un'ora e mezzo di volo, possiamo recuperarlo. Qui abbiamo portato delle cibarie perché non potendo mangiare il pane ci siamo portati dei cracker, della pasta senza glutine. Questa è la pompa, sono gli accessori per la pompa, quindi c'è il filtro per filtrare la benzina e la pompa. Poi abbiamo l'area dei vestiti, quindi pantaloni, pantaloni e felpe, magliette, pantaloni e felpe, magliette, costumi da bagno. Questa è la copertura, per esempio per la roba sporca. Qui abbiamo la carta igienica e la carta per pulire il tremolino. Qui abbiamo degli accessori, i cavi, carica telefono e così via. Qui ancora ci sono degli accessori di elettronica. Poi qui abbiamo l'area della tenda, quindi tenda, cellulari, sacco a pelo interno per fare la base per la tenda, i due beauty per lavarsi, i cuscini, le scarpe di scorta, le infradito, l'asciugamano per fare la doccia e il fornellino con le tazze per far colazione. Nella parte alta dell'aeroplano troviamo alcuni accessori che sono il coltello per spaccare i vetri nel caso ci si ribalti in qualche malaugurata situazione, la borsetta con tutte le parti meccaniche, inclusi piccoli pezzi di ricambio, le toppe per i pneumatici nel caso si volasse, e una piccola doccia dove si può tranquillamente rinfrescarsi anche quando fa caldo. È un sacchettino, si riempie d'acqua, si appende su un albero e si fa la doccia. Da quest'altra parte invece ci sono le copertine per le ruote per evitare che si surriscaldano e un minimo kit di emergenza medico. A concludere alcuni altri piccoli accessori come full injector cleaner, che può essere usato nel caso non si è proprio sicuri che la benzina sia perfettamente adeguata al tipo di velivolo, il tubo di trasferimento eventualmente se si deve caricare senza usare la pompa, una riserva di energia che poi stasera useremo perché purtroppo qua non c'è corrente, che permette sia di illuminare sia di trasferire corrente agli apparecchi elettronici e sia di fare da starter all'aereo qualora rimanesse batteria bassa. Altri due piccoli accessori, il blocco a croce nel caso ci sia molto vento e una cintura per aiutare a trainare e muovere l'aereo se il terreno poco liscio, un po' sconnesso. Questo è quanto, più o meno un carico di 20 kg e sta tutto dentro là.
la Sardegna. Quest'ora è più piacevole, cioè altro giro, altra attraversata in direzione Pizza. Aspetta, ma me ne è rimasta neanche la metà della tua. In che senso? Ho messo tutta l'acqua qua. Prendine un po'. Vabbè, con cosa? Vabbè, bevine un po'. Dopo mi avanzo un po'. Sì. Ti bevo un'occhiata.